Buongiorno, ben ritrovati sul canale. Oggi vediamo come mangiare gli spaghetti di soia con le bacchette. Premessa doverosa: sto usando questa ciotolina che dovrebbe essere più grande, ma non ho stoviglie orientali. Ho scelto questa giusto per passarvi l'idea che lo spaghetto di soia tendenzialmente viene servito in una ciotola e poi vedremo il perché. Come potete vedere, anche l'apparecchiatura non è un'apparecchiatura orientale, tra l'altro è incompleta perché manca anche il bicchiere, quindi mi raccomando, non focalizzatevi su questi dettagli. Il video di oggi è dedicato a come mangiare gli spaghetti di soia con le bacchette. Sono saltati con le verdure. Ho scelto questa tipologia di cottura perché quella in brodo, il famoso ramen, è un po' più complicato, richiede il risucchio. Da noi in Occidente risucchiare il cibo non è molto educato, in Oriente va bene, ci sono delle motivazioni che andremo a vedere in un successivo video. Andiamo per step perché per me questa non è consuetudine, mi piace molto mangiare con le bacchette, ma nonostante questo troverete imperfezioni in questo video, perdonatele, ma soprattutto se avete delle integrazioni scrivetele nei commenti perché saranno utili per me e per chi come voi guarda questo video. In diversi mi avete chiesto come mangiare gli spaghetti con le bacchette, quindi oggi cerchiamo di fare la prima simulazione. Quella orientale è una cultura che mi piacerebbe molto approfondire, richiede studio, non si può improvvisare. Tra l'altro, non sono mai stata nei paesi asiatici, quindi non ho vissuto in prima persona il modo di fare, il galateo, il modo di porsi a tavola degli asiatici, quindi confido nel vostro buon cuore, perdonate le gaffe che potrò fare. Non vi mostro come si tengono in mano le bacchette, anche perché, non so se lo sapete, esistono diverse tipologie di bacchette, ci sono quelle cinesi, quelle giapponesi. Vedremo in altro video se vi può far piacere come si mangiano gli spaghetti con le bacchette. Come dice un nostro caro amico, Andrea, ciao, gli spaghetti mangiati con le bacchette richiedono in un certo senso il risucchio perché le bacchette non sono la forchetta, non si può arrotolare lo spaghetto e ci viene in aiuto il fatto di avere una ciotola e non il piatto perché questa possiamo avvicinare al viso proprio per evitare di chinarsi troppo in avanti, anche se credo in Oriente non sia poco elegante farlo come invece qua in Occidente è. Impugniamo le nostre bacchette, alziamo la ciotolina. Prendiamo un po' di spaghetti, portiamoli alla bocca, succhiando un pochino, cercando di accompagnare con le bacchette lo spaghetto in bocca. Proviamoci. Diciamo che l'aiuto delle bacchette mentre stiamo mangiando serve per far sì che lo spaghetto non dondoli troppo e non schizzi. Facciamolo ancora una volta. Questa volta provo a prendere un po' più di spaghetti. Poi ovviamente più dimestichezza si ha, più il gesto diventa naturale, più si è veloce a mangiare. Vado piano perché di dimestichezza non ne ho tanta, però vedete, quando il gesto risulta naturale, il fatto di dover accompagnare piano piano gli spaghetti alla bocca non è poi così disdicevole. Proviamo a fare la stessa cosa tenendo la ciotola appoggiata al tavolo. È molto più semplice di quello che pensavo, quindi sicuramente sarà molto più semplice di quel che pensate anche voi. Io trovo che riuscire a mangiare con le bacchette sia molto elegante, mi piace come gesto. Con un po' di pratica tutti possiamo riuscire ad utilizzare in modo corretto le bacchette. Se state introducendo
troppi spaghetti tutti in una volta in bocca e non vi sentite a vostro agio, non dovete spezzare con i denti la pasta, mi raccomando, questo vale anche per gli spaghetti italiani. Cercate di aiutarvi con le bacchette a staccare l'eccesso, ovviamente deve essere sempre un gesto discreto, quindi anche in questo caso serve un po' di dimestichezza, un po' di esercizio. Tra l'altro, se voi avete già visto gli asiatici mangiare gli spaghetti, vanno velocissimi, si riempiono anche tanto la bocca, cosa che forse noi occidentali non siamo abituati a fare, però per loro è normale, quindi nessuno scandalo. Piccole accortezze: non si succhiano le bacchette, non si fa, non si appoggiano le bacchette in questo modo nella ciotola, è un simbolo religioso, poi lo vedremo. Le potete appoggiare o di fianco a voi nel momento in cui troverete un poggia bacchette, oppure in questo modo, in orizzontale. E cosa a cui tengono molto gli asiatici, e non do loro torto, anzi dovremmo farlo anche noi, finiamo sempre ciò che abbiamo nel piatto per non sprecare il cibo, che è tanto prezioso, che purtroppo non tutti hanno in abbondanza. Il fatto di avere lo spaghetto dentro nella ciotola vi aiuterà quando, arrivati alla fine, quasi alla fine della vostra pietanza, potrete avvicinare proprio tantissimo la ciotola alla bocca per mangiare gli ultimi spaghetti che magari non riuscite a tirare su con le bacchette. Quasi a volerli afferrare al volo. Direi che il prossimo step potrebbe essere veramente quello di provare a mangiare il ramen con il risucchio. In generale io penso che riuscire a approfondire la conoscenza verso le altre culture, verso gli altri modi di vivere, sia affascinante, arricchisca tantissimo. Quindi quando andate a mangiare in un ristorante asiatico, non fatevi portare forchette e coltello, ma usate le bacchette. Io spero che questo video vi sia stato utile, aspetto i vostri like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, e se da buoni italiani non avete ancora visto il video in cui vi mostro come mangiare gli spaghetti secondo il galateo, vi lascio il link. Noi ci vediamo nel prossimo video.